I nostri inviati speciali che fanno sempre il nostro esperimento perché si collegano da qualche parte del mondo. Abbiamo il nostro Jenka. Ciao! Ciao, ciao Licia! Ciao, carissimo! Dove sei oggi? Siamo in collegamento da Volpedo, la città di Pelizza, il famoso pittore del 1800, fine 1800, e siamo davanti a un quadro molto importante, che è il Quarto Stato. E come no, un quadro famosissimo, Pietro. Famosissimo. Sì. Famosissimo e rappresenta un quadro veramente importante per la città e, diciamo, a livello sociale è un quadro molto importante perché rappresenta il Quarto Stato. E tu lo stai riprendendo in questo momento, dobbiamo ricordare che noi facciamo questo esperimento con un cellulare che ha due telecamere, noi vediamo Pietro in faccia, ma stiamo vedendo contemporaneamente quello che sta riprendendo. Quindi scusami, è all'esterno questo quadro? Questo quadro sì, è una riproduzione originale, dell'originale, misure originali, dove diciamo Pelizza aveva riprodotto esattamente... Da quel punto, il punto diciamo dove ci sono i ragazzi lì, sì. Ha riprodotto il quadro e adesso questa copia si trova nella piazza Quarto Stato, che è qua a Volpedo. Ok, senti Pietro, dimmi che cosa avete fatto in settimana. In settimana siamo stati a Nervi, in un quartiere di Genova, uno dei più belli, e abbiamo fatto vedere una passeggiata molto semplice di 2 chilometri e ora possiamo vederla insieme. Alice. Vediamo cosa hanno combinato. A dopo, ci sentiamo subito. Oggi vi portiamo una passeggiata Anita Garibaldi, una famosa passeggiata di Genova. La passeggiata è formata principalmente da scogliera che in alcune situazioni forma anche delle piccole piscine naturali. Una delle piscine naturali che si formano nelle rocce della passeggiata. Nel 1823 la passeggiata era un sentiero che permetteva ai pescatori di raggiungere la scogliera e anche alcuni campi coltivati che erano situati appunto a ridosso del vino. Stiamo camminando nell'ultima parte della passeggiata e entreremo nei famosi parchi di Nervi, uno dei parchi botanici più importanti del comune di Genova. Stiamo entrando proprio nel roseto, le rose che sono sopra, lateralmente. Well, mama, take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. Pietro, voglio ricordare che Pietro ha un gruppo di amici con Spino, il cane ovviamente suo compagno, e fanno parte di Trip in Your Shoes, che potete anche seguire su internet, ovviamente sul web. Dove sei arrivato adesso, Pietro? Siamo arrivati nella chiesa più antica di Volpedo, una chiesa del 1000-1100 d.C. E ora vi porto dentro. Qua chiaramente c'è Spina, perché è sempre con noi, come stai lì. E certo, non vi separate mai, è una chiesa bellissima, proprio antica, bellissima. Antica. È aperta a quest'ora. Internamente ci sono... degli affreschi, adesso mi sentirete un po' rimbombante, però... Sì, vabbè, ti vediamo un po' buio, però la chiesa la vediamo bene. Ecco. È bellissima. Però guarda questi affreschi, voglio far vedere due dettagli perché sono veramente, veramente antichi. Ecco qua. Allora, hanno celebrato la messa, cioè stamattina?
Stamattina sì, poi l'hanno riaperta nel pomeriggio. E quindi è visitabile, è visitabile tutto il giorno. Allora io ti ringrazio tantissimo per averci fatto conoscere sempre in diretta, siete un po' il nostro esperimento, perché l'Italia, avete visto, ha dei luoghi meravigliosi, non serve andare dall'altra parte del mondo. Pietro Jenke e gli amici di Trip in Your Shoes, ciao ragazzi, ciao, grazie, ciao. Siete favolosi, grazie davvero. Allora